Navi attacca l'autorità portuale, vuole distruggere la concorrenza. Dura presa di posizione della società BN di navigazione. Ancora un provvedimento viziato da errori, dice. Ora vuole ridurre gli slot per l'anno prossimo. Vola fuori strada con l'auto nella scarpata sulla Civillina. Protagonista dello spettacolare incidente una 31enne di Marciana. Nessun'altra vettura coinvolta. Efficaci i soccorsi. La ragazza non avrebbe riportato gravi lesioni. Tribunale Marini, un risultato eccezionale. Così il vice sindaco di Portoferraio commenta l'approvazione dell'emendamento che proroga l'apertura del tribunale al 31 dicembre 2018. È ufficiale per la meningite C vaccinazione gratuita. La regione ha approvato una delibera che estende la vaccinazione a tutto il territorio della Toscana per chi ha fra i 20 e i 45 anni. Ben ritrovati cari telespettatori, la prima pagina del nostro telegiornale questa sera è dedicata ancora alla gestione associata della promozione turistica. Un'altra volta voi ci direte, eppure questo è un tema di scottante attualità per la nostra isola, ne va un pezzo di futuro della nostra promozione soprattutto, ma ne va anche della dignità dell'isola che ieri forse ha perso qualche punto sotto questo punto di vista. Una lite istituzionale, un duro confronto fra esponenti di due comuni che stasera vi raccontiamo con più dovizia di particolari in questo servizio. Il contributo di sbarco sarà applicato regolarmente e andrà a finanziare quelle che sono le sue finalità stabilite dalla legge del 28 dicembre 2015, la numero 221, che è entrata in vigore proprio il 2 febbraio 2016, giorno in cui Capoliveri ospitava una riunione che sarebbe dovuta servire a verificare i risultati delle attività 2015 della gestione associata della promozione turistica dei comuni elbani e le linee guida per l'attività 2016, ma che in realtà ha messo in piazza tutti i mal di pancia interni al centrodestra elbano. Protagonisti annunciati i sindaci di Capoliveri, Ruggero Barbetti, e di Portoferraio, Mario Ferrari, che non si sono risparmiati accuse reciproche sulla scorta della posizione del primo cittadino portoferraiese che ad oggi, insieme ai colleghi di Rio Marina e Campo nell'Elba, casualmente gli altri due comuni sede di collegamenti portuali, non ha ancora adottato il nuovo regolamento. Ruggero Barbetti una cosa, Mario Ferrari un'altra, io rappresento. Come il Presidente della Consulta dei Sindaci, tutti i sindaci dell'Isola d'Elba, compreso te. Secondo, rappresento il Comune di Capoliveri e tutti i cittadini di Capoliveri. Per cui io sono preoccupato di quello che fai come amministratore di Portoferraio, perché tu stai facendo, se a mio modesto avviso, un danno alla comunità elbana. Bisogna di questo tu te ne renda conto. Quindi per me il problema istituzionale è il Sindaco di Portoferraio, non Mario Ferrari, con il Sindaco di Capoliveri, Presidente del... la comunità con della consulta dei sindaci della gestione nazionale del turismo e con gli altri sindaci. Il problema è istituzionale, non è personale, Mario, non c'entra nulla la persona. Io ti rispetto per quindi quello che hai fatto, non ho capacità, ma non credo che tu sia depositario del verbo divino in toto, e quindi in un ambiente dove c'è libertà di pensiero credo che si possano assumere delle posizioni anche diverse. Poi se ho sbagliato ne pago le conseguenze, per carità, ma se uno non assume una posizione diversa da quella generale non si cresce nemmeno, perché non sbagliando non si migliora e non si impara. Dalla discussione successiva con l'intervento del vice sindaco di Portoferraio Roberto Marini è emerso quale sia la perplessità che ha bloccato, a suo dire, l'amministrazione del comune capoluogo prima di adottare il nuovo regolamento sul contributo di sbarco. Purtroppo da quello che ho sentito sembra che si voglia accusare il nostro comune e addirittura terrorizzare, nel senso di dire chissà quali conseguenze potrà avere questo vostro comportamento, nessuna conseguenza, perché la norma entra in vigore oggi, quindi il tavolo è aperto, vogliamo fare un percorso, lo facciamo e andando a vedere quella che è la realtà delle cose. Questa si chiama oggetto, convenzione per la gestione associata tra i comuni in Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana Marina, Porta Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba per la gestione delle funzioni in materia di turismo e la costituzione di un servizio locale per la qualificazione del prodotto turistico, quindi la sostanza e l'essenza della gestione associata. Va bene, tutto quello che funziona, ma qui si parla di imposta di sbarco. O modifichiamo il punto 1 della convenzione che ci lega, perché il punto 1 dove si delibera, punto 1 dice questo e fa riferimento
Ruggero, all'imposta di sbarco bisogna fare riferimento al contributo di sbarco da oggi. Ti assicuro che nessuno vuole andare a creare un intoppo a quello che è un volano della nostra economia, il turismo, che è una branca su cui anche la normativa nuova prevede che si possa andare a investire. Di fronte a questi argomenti, come abbiamo scritto ieri, sono volati gli stracci, un'espressione che sta a significare una lite che avviene in casa, e di questo si è trattato. Portoferraio è stata colorata come il buco nero. Non è vero. Portoferraio è comune capofila, 12.000 abitanti, supporta tutto il traffico di sbarco che viene a Lerba, un po' ce l'hai anche te. Porto Azzurro ha visto bene di chiuderlo il porto, perché gli davano noia le macchine che transitavano in mezzo al paese. Io capisco le problematiche che ha un'amministrazione, scusate, quando il tono di voce. Un'amministrazione comunale come Portoferraio, quando si trova nelle difficoltà con il segretario comunale con cui si è trovata a Portoferraio, però iniziate a lavorare su Portoferraio, perché Portoferraio è la Cenerentola dell'Elba, sono già passato un anno e mezzo e di risultati se ne vedono pochi. Ha deciso di candidarti come Portoferraio? Mi hanno candidato. Sì, ma era con la tua disponibilità, insomma, senza disponibilità non si fa, non è che ti buttano male. Allora, ti è stata chiesta la disponibilità, te per senso d'appartenenza rispetto di una formazione politica in cui credi, allora ti sei candidato come Portoferraio, nel tutte le sue difficoltà. Ti ha risposto per la campagna elettorale. Qualche altro collega in quel momento manco si è degnato di far ride per dire che sosteneva una candidatura, vabbè, capito? E fa parte di questo sistema che non funziona, perché oggi siamo qui in questa bisbolla, in questo teatrino, perché oggi purtroppo mi dispiace che questo si sia trasformato in un teatrino anziché in una cosa costruttiva. Non era certo nostra intenzione. Cioè, ho la squadra per sempre, non è che ci può essere una squadra a comando. Qui purtroppo mi sembra, e ne sono convinto, che qui ci sia una squadra a comando di quattrini. Probabilmente proprio per questo, vedrete, il contributo di sbarco seguirà il suo iter così come è stato progettato. Speriamo almeno che quei soldi, anzi quei quattrini, siano spesi bene. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Bene ritrovati cari telespettatori, eccoci alla scaletta del nostro telegiornale che si apre con una notizia che riguarda i trasporti marittimi, un duro attacco di Blu Navi alla autorità portuale di Piombino dell'Elba. Sentiamo perché, sentiamo i particolari in questo servizio. Abbiamo appreso con stupore dell'ennesimo provvedimento dell'autorità portuale di Piombino, col quale si dichiara che anche la seconda programmazione oraria che era stata pubblicata dalla stessa autorità portuale, che ricordiamo correggeva un errore formale presente nella prima originariamente pubblicata, è a sua volta viziata da un errore materiale. Così esordisce una dura nota trasmessa alla stampa dalla società Blu Navi di navigazione, nella quale si commenta l'operato dell'autorità portuale di Piombino e dell'Elba in procinto di trasformarsi in autorità portuale territoriale, unendo Piombino e i porti elbani con quello di Livorno. Ricordiamo tuttavia, continua la nota,
che l'autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2011, dopo l'acquisizione della Toremar da parte di Mobi, aveva imposto a Mobi alcuni impegni per evitare il monopolio che si sarebbe creato e per tentare di sviluppare una pur minima concorrenza sulla tratta Piombino-Portoferraio. A tale riguardo, pochi giorni fa, fa sapere Blue Navy, l'autorità portuale ha dichiarato che l'anno prossimo è comunque intenzionata a ridurre il numero degli slot e delle compagnie operanti sull'Elba. Potrebbe quindi l'autorità portuale spiegare a tutti che tipo di ristrutturazione ha in mente? Chi sono gli operatori che dovranno andarsene dall'Elba? Vorremmo sapere cosa ha intenzione di fare l'autorità portuale l'anno prossimo se, oltre a non aver collaborato per garantire la concorrenza all'Elba, come era suo compito fare, vuole anche distruggerla del tutto. Blue Navy, conclude la nota, ha comunque fiducia nel riuscire ad avere quanto è nel suo diritto, anche perché da questa decisione può derivare la sopravvivenza della stessa Blue Navy e quindi la sopravvivenza di quel poco di concorrenza che ancora esiste sull'isola d'Elba. La cronaca adesso per raccontarvi di un incidente spettacolare che è accaduto ieri pomeriggio nel Marcianese, sulla strada della Civillina. I particolari nel servizio. Ha passato la notte all'ospedale in osservazione la giovane 31enne, BL iniziali, residente nel territorio comunale di Marciana, protagonista di uno spettacolare incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di martedì 2 febbraio sulla provinciale 34 della Civillina. Per motivi ancora al vaglio degli agenti accertatori, la ragazza alla guida della propria auto è finita fuori strada senza coinvolgere altre auto, terminando la propria corsa nella scarpata sottostante. Immediata la chiamata di alcuni passanti al 118, che ha allertato la pubblica assistenza di Marciana Marina, i vigili del fuoco e l'ambulanza del Santissimo Sacramento con il medico a bordo. Recuperata la giovane, che lamentava numerosi traumi ma apparentemente nessuna frattura, i soccorritori marinesi hanno in un primo momento rimandato indietro l'ambulanza medicalizzata per poi decidere, precauzionalmente, per un rendezvous col Sacramento avvenuto a Procchio. Da lì la corsa all'ospedale, dove i primi accertamenti, oltre allo stato di shock, sembra abbiano escluso gravi conseguenze. La giovane elbana è stata trattenuta per precauzione presso il reparto di ortopedia. E torniamo a Portoferraio per un ritorno su quella che era la notizia più importante del telegiornale di ieri, lo ricorderete, la proroga fino al 2018 dell'apertura del Tribunale di Portoferraio e le buone prospettive perché questa struttura rimanga nella disponibilità delle utenze elbane. Sentiamo cosa ne pensa il vice sindaco di Portoferraio Roberto Marini, che è stato uno dei protagonisti di questa battaglia, una volta tanto vinta. È un risultato direi eccezionale, perché questo è il frutto della caparbietà, della determinazione innanzitutto dell'ordine forense, che con l'avvocato Paolo Di Turzi ha fatto non presenza, è stato determinante e assiduo nel interloquire con tutti i politici che si sono adoperati poi per questo fine. Il nostro comune, anche io personalmente nell'ultima battuta sono andato al congresso che era stato organizzato ad Ischia, dove abbiamo posto con forza il tema, e devo dire che la politica è stata sensibile in quest'ultimo passaggio e adesso con questi emendamenti ha sancito finalmente, e dico anche intanto, una proroga che ci dà il tempo di continuare nella nostra determinazione e perché noi vogliamo arrivare alla stabilizzazione definitiva. Silvia Velo, l'onorevole sottosegretario Silvia Velo, si è impegnata e la ringraziamo a questo fine, e poi ha collaborato anche Cosimo Ferri, e quindi l'arco istituzionale diciamo che ha risposto a quelle che sono le istanze dell'Elba, ma ha risposto soprattutto a quelle che sono le istanze delle isole, di tutte le isole che vivono le difficoltà che vive la nostra, ma forse in certi casi ancora più accentuati. Grazie anche al Ministro Orlando, che ha accolto in maniera definitiva e ha capito che la realtà insulare è una entità diversa, è un cosmo diverso da quello che è il territorio nazionale. Abbiamo bisogno di più attenzione, questo è un passo in avanti per quanto riguarda il Tribunale, ma sicuramente dobbiamo continuare a batterci per la stabilizzazione, ma ricordiamoci anche che è aperta una parentesi molto importante, che è quella della sanità. Anche lì andremo avanti e lotteremo fino a che vedremo riconosciuti in maniera chiara e definitiva i nostri diritti.
Cambiamo argomento adesso per parlarvi di sanità, per darvi un'informazione di servizio che non va sottovalutata. L'apertura a tutto il territorio della Regione Toscana della vaccinazione gratuita sulla meningite C, una malattia che si è espansa in maniera preoccupante. I particolari nel servizio. Come già annunciato la settimana scorsa, la Giunta regionale ha approvato una delibera che estende a tutto il territorio regionale la vaccinazione gratuita contro il meningococco C per i soggetti fra i 20 e i 45 anni. Da oggi, quindi, la vaccinazione sarà gratuita anche a Livorno e Siena, dove finora non si sono verificati casi di meningite. A Grosseto lo era già dalla settimana scorsa, dal momento che vi si era verificato un caso. La mobilità delle persone all'interno della regione e la necessità di tutelare la salute pubblica, spiega l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, hanno determinato questa decisione di estendere la vaccinazione gratuita fino a 45 anni in tutta la regione. Abbiamo posto il limite dei 45 anni perché gli esperti hanno individuato in questo range di età il rapporto costo-beneficio ottimale. Ma anche chi ha oltre 45 anni può farsi la vaccinazione alla ASL con la formula del copayment, pagando cioè un ticket di 58 euro. Stiamo studiando, aggiunge l'assessore, la possibilità che la rete dei medici di medicina generale ci dia una mano anche per la vaccinazione degli ultra 45 anni. Attualmente gli ultra 45 anni possono vaccinarsi appunto negli ambulatori ASL pagando il ticket di 58 euro oppure dal proprio medico di famiglia acquistando prima il vaccino in farmacia, costo 98 euro. Ci stiamo anche attivando, ha informato l'assessore Saccardi, per chiedere una mano al Ministero della Salute anche sotto il profilo finanziario. Stiamo lavorando costantemente con l'Istituto Superiore di Sanità per capire come mai il batterio del meningococco C colpisce in Toscana e soprattutto lungo la Valle dell'Arno. E adesso, come facciamo molto spesso, allarghiamo l'obiettivo della nostra macchina da presa per darvi una notizia di ambito regionale. Siamo in consiglio regionale appunto per darvi conto di come si è completato l'organigramma di Forza Italia, una forza politica ancora in evoluzione. Vediamo il servizio di Toscana Media. La testa d'Arieta Azzurra contro i portoni chiusi del potere rosso in Toscana. Con queste parole il coordinatore regionale di Forza Italia Stefano Mugnai ha presentato il nuovo organigramma regionale alla presenza degli azzurri toscani. Massimo Mallegni, vicevicario di Mugnai e responsabile regionale dipartimenti Giorgio Silli. Oltre ad aver assegnato 20 dipartimenti strategici come agricoltura, disabilità, credito, politiche abitative, Forza Italia ha sciolto il nodo di chi guiderà il settore comunicazione, di cui finora lo stesso Mugnai aveva trattenuto l'interim. La responsabilità di questo ambito è andata a Angelo Pollina, che dopo le esperienze di Futuro e Libertà rientra tra le file azzurre e lo fa 6 anni dopo lo strappo avuto con Dennis Verdini. Forza Italia adesso guarda con ottimismo alle prossime elezioni amministrative. È necessario che il partito sia organizzato, radicato come sta avvenendo sul territorio, per poter far sì che Forza Italia continui ad essere la forza protagonista del centrodestra, perché un centrodestra unito, un Forza Italia protagonista, è un centrodestra unito che oggi più di ieri diventa possibile alternativa di governo in tanti comuni della Toscana. In Forza Italia ci sono persone anche dall'esterno che hanno voglia di rientrare, di dare una mano, lo dimostrano tutti i giorni le persone che incontriamo per strada e ci dicono che ci vogliono dare una mano, e lo dimostra anche l'ingresso di Angelo Pollina. Quindi non solo un ritrovato ottimismo, un ottimismo che non abbiamo mai perso e siamo convinti che lo dimostreremo anche nelle elezioni amministrative prossime che ci saranno nel giugno di quest'anno. Secondo i vertici regionali di Forza Italia, se il centrodestra sarà unito, le prossime elezioni amministrative saranno un passaggio importante verso le politiche. Ci fermiamo adesso, come di consueto, per qualche istante, ma prima diamo un'occhiata a quelli che saranno i titoli della seconda parte del nostro telegiornale. Vediamoli insieme. Giganti verdi alla scoperta dei giardini dell'Ottone. Lucca, Acqua dell'Elba in uno storico negozio stile Liberty. Sistemata da privati la facciata della chiesa di Rio Elba. Alternanza scuola-lavoro al Cerboni, un settore in evoluzione. Questi i titoli della seconda parte del nostro telegiornale. Noi ci vediamo fra poco.